nello stato di New York, analfabeta, riacquistò la libertà con la legge sull'emancipazione nel 1827. Cambiò il suo nome, originariamente Isabella, in modo simbolico in truth, verità, quando decise di dedicarsi all'attività di propaganda contro la schiavitù e per i diritti delle donne. Era la sola donna di colore presente alla prima convenzione nazionale nel 1850. Riporta qui, leggo tra poco, una parte del suo intervento al convegno femminile tenutosi nel 1851 nello stato dell'Ohio, a cui erano intervenuti anche molti membri del clero, ostili ai discorsi sull'emancipazione femminile. Bene, 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 figliuoli, bene. Dove c'è tanto casino, c'è qualcosa che non va. Tra gli uomini del sud e le donne del nord, tutti che parlano dei loro diritti, penso che gli uomini bianchi si troveranno in un bel guaio prima o poi. Sì, ma cosa sono tutte queste chiacchiere, eh? Quel tizio là in fondo, sì, lui dice che le donne devono essere aiutate a salire sulle carrozze, che bisogna sollevarle quando ci sono delle buche e che hanno ovunque diritto a un posto migliore. Beh, nessuno ha aiutato me a salire sulle carrozze o a scavalcare le pozzanghere, nessuno mi ha mai offerto un posto migliore. E non sono io forse una donna? Guardatemi, dai, guardate le mie braccia. Io ho arato e piantato, ho raccolto il grano e nessun uomo mi stava alla pari. E non sono forse io una donna? Lavoravo e mangiavo come un uomo, quando mi riusciva di mangiare ovviamente, e venivo frustata proprio come gli uomini. E non sono forse io una donna? Ho partorito 13 figli e li ho visti vendere quasi tutti come schiavi. E quando gridavo il mio dolore di madre, nessuno mi ascoltava, tranne Gesù. E non sono forse io una donna? Poi parlano di questa cosa che c'è in testa. Com'è che si chiama? Ah sì, intelletto. Bravi, sì, intelletto. Ecco, proprio quello. Ma che c'entra questo con i diritti delle donne e dei negri? Se la tua tazza contiene una pinta e la mia un quarto, non saresti cattivo a non lasciare che io riempia la mia piccola mezza misura? Poi lo metto vestito di nero laggiù in fondo. Dice che le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini perché Cristo era un uomo. E da dove è venuto il vostro Cristo? Da Dio e da una donna. L'uomo non c'entrava per nulla. Se la prima donna creata da Dio fu abbastanza forte da capovolgere il mondo da sola, beh, queste donne insieme dovrebbero essere capaci di capovolgerlo di nuovo e di sistemarlo. Se mi avete capito bene, sistemarlo. Ora chiedono di poterlo fare. E non sarebbe meglio? Sì, sarebbe meglio che gli uomini le lasciassero fare. Grazie. Grazie signori, bene, bene, grazie per avermi ascoltata. E ora mi ritiro. Ho già detto quel che dovevo dire. Grazie. Yeah.